Salve a tutti, io sono Dron Gamer e bentornati su 12 Minutes. Oggi scopriamo due dei molteplici finali e ci ritroviamo in situazioni veramente incredibili. Finalmente scopriamo un modo per salvare nostra moglie e vengono a galla una marea di segreti che mai ci saremmo immaginati. Buona visione! Signori, lo ammetto, questo gioco mi sta facendo sudare male i neuroni. Allora, direi di utilizzare questo primo loop per cercare di fare il punto della situazione. Tanto voglio dire, abbiamo loop infiniti, non c'è fretta. Allora, ricapitoliamo. Praticamente, nostra moglie ha ucciso il padre, ok? Quello è un dato di fatto, ed è fuggita la notte della vigilia di Natale. Tuttavia, da quello che ha detto il poliziotto, il padre non è morto la vigilia, è morto a Capodanno. Ma nostra moglie era qui, ce l'ha chiaramente detto, che c'è la foto vicino al frigorifero, fatta con la Polaroid, e che la ritrae per l'appunto in questa città l'ultimo dell'anno. Vediamo un po' se ce la fanno guardare più da vicino. Ed eccola qui, in effetti. Quindi tecnicamente questa foto dovrebbe scagionare nostra moglie. Voglio dire, le foto erano... le date erano stampate sopra, quindi non è che la potevi falsificare più di tanto. Moglie! Moglie, non rompere i maroni per mettermi la lingua in bocca, donna. Sì, sì, stai buono un secondo. Sì, sì, dopo ti cago. Donna, porco cane, non attirare troppo la mia attenzione, che ho gli ormoni a mille in questo momento. Inoltre abbiamo anche il numero della figlia del poliziotto, che ovviamente sappiamo bene è malata di cancro. Non so quest'uomo dove abbia il cellulare, ma vabbè, dettagli. Vediamo un po' se il gioco si è segnato il numero in modo tale che io lo possa chiamare. No, ma per fortuna il Dron Gamer, datemi un secondo, si è fatto uno screen dello scorso video. Ecco qua, 555 0193. Vediamo se parlando con la giovane forse riusciamo a convincerla a parlare con suo padre a sua volta. Hello? Hey, I got your number from your dad. What? Ok, perfetto. Possiamo dirle che suo padre vuole restare tua moglie. Dirle che la giornata ricomincia, ma non ci crederebbe mai. E chiederle del cancro. Non è la domanda più gentile da fare. Facciamo la scelta più stupida. Listen, I know about your situation. And I'm sorry for you. Cancer is awful. Who are you? Fuck you. Ok, direi che non è andata molto bene. Allora, riprendi il telefono velocemente. Ora potete vedere che il numero viene salvato in automatico. La figlia si chiama amichevolmente Bumblebee, è così che la chiama suo padre. Hey, sorry, I can't talk right now. Leave a message or just text me. Bastarda. Ok, dobbiamo aspettare il prossimo loop per poterla richiamare all'occorrenza. Una cosa è certa, dobbiamo esaurire le opzioni di dialogo sia con nostra moglie che con il poliziotto in modo tale da avere sempre più informazioni. Allora, resettiamo il loop, perfetto, cercando di uscire di casa. Sapete bene che non possiamo uscire di casa. Ottimo. È quello che dobbiamo fare. Allora, recuperiamo prima di tutto le tazze, perché mi sono accorto che nostra moglie beve direttamente fin dall'inizio dalla propria tazza. Perfetto, riempimi intanto l'altra tazza al lavandino. E la narcotizzo non mentre mangiamo la torta, ma direttamente provo a offrirle io il bicchiere. Allora, come al solito, devo andare ad abbracciare la donna. Donna, vieni qua, mettiti di lingua in bocca. Perfetto, maronne, sono stato spacciucchiato più stasera che in tutta la mia vita, ma vabbè, okay. Dettagli. Donna, non rompere le scatole. Allora, vediamo anche di ritornare in bagno. Perfetto, chiudi la porta. Cosa buona e tanto giusta. E recuperiamo ancora una volta i medicinali. Potremmo anche recuperare l'orologio. Aspetta un secondo, se uso il coltello direttamente su mia moglie. No, voglio dire sulla griglia di aerazione. Forse mi recupera tutto in automatico senza perdere prezzo di secondi. Perfetto. Facciamo come... Oh, porco cane, non ho preso il cellulare. Ho comunque abbastanza tempo per riuscire in teoria a far tutto. Perfetto. Vediamo di richiamare Bumblebee. Chiuso nell'armadietto. Ma vabbè, dettagli, mia moglie non noterà nulla. Hello? Hey. Your dad says that my wife Where murdered her father. Glasses? Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Ok, perfetto. Chiediamole se ci può aiutare. Could you just talk to him, please? He will listen to you. Maybe she shouldn't have been a murderer? I mean that... Lose my number! Ok, non ha funzionato. Come ho detto, ci servono decisamente molte più informazioni. Allora, datemi un secondo. Ho ancora tempo. Perfetto. Richiudiamoci in bagno. Sembra che io stia andando a far cosacce, ma vabbè, dettagli. E vediamo di narco... No, prendo il cellulare, cretino. Stavo per buttare il cellulare nella tazza. Ero troppo nervoso, santo cielo. Perfetto, vai Ciccio. Narcotizza tutto. E vediamo di offrire un bicchiere d'acqua pieno zeppo di troche alla nostra dolce metà. Perfetto, tesoro. Cuccati tutte le pillole, santo cielo, che se non t'ammazza il poliziotto, t'ammazza questo. Yeah,
Thanks. Questo ci permette di risparmiare, come dicevo, un bel po' di secondi senza dover per forza iniziare la cena, vi dicendo, anzi, il dessert. Ok, aspettiamo che il tutto faccia effetto. Non parlo con lei per paura che scappi di nuovo come l'altra volta. Casomai, vediamo di prenderci avanti. Accendiamo la luce e rispegniamola, così appena arriva il poliziotto si piglia la 2.20. Perfetto, ecco che la signora sta andando a dormire. Tesoro, cosa stai facendo? Ok, lasciamola qui. Allora, dobbiamo guadagnare quanto più tempo possibile. Lui arriverà tra 2 minuti. Questa volta mi faccio furbo e gli faccio trovare la porta d'ingresso direttamente aperta. Così abbiamo più tempo per fargli tutte le domande. Io ovviamente mi chiudo qua dentro e vi sono tutti felici e contenti. Sapete bene che l'altra volta lo stavo interrogando ed è scattato il 10° minuto. Dannazione! Eccolo che entra. Perfetto, non si domanda perché la porta sia aperta lui. What the... È andato dritto in camera, perfetto. Ok, e ora andiamo dritti dritti da Mr. Poliziotto. Scusi, agente 47 dei poveri. Marone quando sei brutto. Ok, come al solito recuperiamo tutti i suoi oggetti. Non lasciamogli nulla. No, la pistola ciccio, cortesemente, grazie. E lo ammanettiamo. Perfetto, nel frattempo si è risvegliato. Diciamogli che siamo innocenti. Vediamo un po' se riusciamo ad ammorbidirlo. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Oh! Ok, possiamo seguire le sue istruzioni. Forse se gli diamo l'orologio... è a posto, cioè sembra più una storia di vendetta. Lui deve avere un motivo per volere morta nostra moglie, oltre all'orologio, che è un bonus in effetti. Ok, mi sa che qua possiamo raggiungere forse un finale. Provo a seguire quello che vuole lui e poi casomai facciamo come voglio io. Ok, I will do whatever you want. Smart. I'm gonna get up slowly. Don't do anything stupid. No, fuck. Bravo, con molta calma, ricordati che ho la tua pistola. I took my knife. Think you're clever? You better cut these handcuffs. Ok, aspetta che non ha coltello lui per errore. Le fascette. Perfetto. Dobbiamo guadagnarci la sua fiducia. All right, thanks. You took my things. Shouldn't have done that. Bastardo! Va che bastardo! No, 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 non resettarmi il loop! No, no! My nose! Ok, si arrabbia se gli palpeggiamo gli oggetti. Tranquillo, il naso è di nuovo integro. Ok, devo di nuovo ripartire da zero. Che bastardo, dannazione. Ok, ok, non è un grande problema. Posso ritornare al punto di prima. Però che rottura di maronzoli. Ottimo, l'assassina è svenuta. Ma vabbè, sappiamo molto bene che teoricamente lei non l'ha ucciso. Devo solo trovare un modo per provarlo, perfetto. E nel frattempo ho anche recuperato il nostro numero 415-555-0101, che mi sono segnato nella vita vera. E per errore stavo per chiamarmi. Ma ci si è capiti? Riapriamo la porta d'ingresso e tentativo numero 2, stavolta lo palpeggio un po' di meno. Oh, buongiorno, bella addormentata, che piacere rivederla. Anzi, sapete cosa? Beh, di sicuro lo dobbiamo ammanettare. E tanti saluti. Io gli sparo o lo accoltello in modo tale che sia ferito. Oppure no, non so se farlo. C'ho i dubbi, allora proviamo solo ad ammanettarlo. Casomai rifaccio ripartire il loop per la 190ª volta. Ok, tentativo numero 2, signore. Non faccia il furbacchione. Perfetto, ora collaboriamo. Perfetto, so esattamente dove si trova. Be smart now. Guardi che è lei che mi ha attaccato più volte, fino a prova contraria. Allora, forse avrei fatto bene a recuperarlo prima. Ho recuperato solo il medicinale in questo loop. Ed eccolo qua, orologio da taschino. Peraltro non mi sono neanche fermato a guardarlo più da vicino, ora che ci penso bene. Vediamo un po'. È lo stesso orologio della schermata principale. E segna esattamente quanto tempo è passato. No, 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 questo orologio c'entra qualcosa con i loop temporali, ve lo dico io. Ok, speriamo che Mister Impazienza non faccia follie. Sì, non so nulla, non so nulla, stati buono, prenditi sto orologio e vattene. Oh, santo here. Cielo. Siamo good. A posto? Thank you. Listen carefully. I need a few minutes in the bedroom with her. Alone. Go sit on the couch and stay there until I come back. Ok, non ho capito se vuole bombarsi mia moglie o semplicemente interrogarla. Spero non faccia boiate. Cioè, avete visto che non si fa troppi problemi ad ucciderla ad ogni loop? Ok, aspettiamo qualche secondo, vediamo un po'. Forse è meglio se torno indietro.
Mamma mia che serata però, ragazzo. No, le ha sparato. Bastardo, mi sono fidato di lui. Non era questo il risultato che speravo di ottenere? Ma scusi, buon uomo, e adesso come la risolviamo? Where's your phone? Dagli il telefono, perfetto. Here's what's gonna happen. Okay. I'm going to dial 911. You're going to tell them you just got home and that your wife is dead. It looks like she committed suicide. She shot herself in the head. I don't go off topic. And don't talk about anything else. Clear? Clear. Clear non voleva dire pulito, ciccio, voleva dire ho capito, ma vabbè, dettagli, le peggio traduzioni, santo cielo. Emergency services. Ok, potremmo teoricamente informarli del poliziotto, ma è davanti a me, quindi non mi pare la soluzione migliore. Quindi per adesso lo assecondiamo, abbiamo fatto la scelta del codardo. Di che tua moglie si è suicidata. My wife. Sir? She shot herself. Sending an ambulance right now. Is she still breathing? I just got home from work and... Sir, I can talk you through emergency first aid. No, she's dead. All right. A unit will be there in 15 minutes. Stay where you are. You fucked up your life, man. You're lucky. You get a second chance. Do better next time. Bastardo? Sì, sempre che la polizia ci creda, voglio dire. E lui se ne va così. Tuttavia la polizia non arriverà mai in tempo, quindi non sapremo mai se il nostro protagonista sarebbe riuscito a scamparla. Ok, mi ha resettato il loop. Si vede che era scaduto anche il tempo. Ok, non è un problema, non è un problema. Abbiamo ottenuto uno dei finali. Finale negativo, ovviamente, e pertanto il gioco si è riavviato da solo. Ritorniamo di nuovo nella stanza col poliziotto. Maronne, sto vivendo anch'io un loop mentre ci gioco, praticamente. E comunque, signori, ribadisco, per essere un gioco ambientato in un appartamento con tre stanze, devo dire che è molto più variegato di certi giochi open world, No, ho sbagliato a cliccare. Non dovevi berlo tu, dovevi darlo a lei. Oh no. Oh, ho sbagliato a cliccare. Ho sbagliato popuncifrone a cliccare. Mi sa che fra pochi secondi svengo a terra. Tesoro, tuo marito è un cretino che a quanto pare non ha capito come funziona la vita. Oh, mi gira un po' la testa. Oh mio Dio. Occhio, non tira una zuccata mentre cadi. Me lo sono meritato. Ciccio, per fortuna che non ti porti dietro gli effetti del loop precedente, sennò avresti naso rotto, collo rotto e ti sei preso la 220. È successo di tutto nei loop precedenti. E non vi dirò di quel loop in cui ho erroneamente dato a mia moglie la tazza in cui non avevo messo le pillole perché mi ero dimenticato e poi mi ha detto no amore, non ho più sete. E quindi ho dovuto resettare il loop di nuovo. Signore, per favore, vada in camera da letto. Non era una cosa che mi aspettavo di dire a un uomo, ma ci siamo capiti. Oh no, non ho accusato l'interruttore della luce. Perché continuo a dimenticarmi i passaggi, porcane? Sono troppe cose da ricordarsi. Quindi adesso lui va da mia moglie è mezza addormentata e la trascina di qua. Fucking light switch. Vedete, si è preso solamente la 220 in maniera leggera, ma non è svenuto, ma porca di quelli per porca. Non mi dire che l'ammazza e tanti saluti, chi si è visto, si è visto. Se esco da qua sicuramente proverà a far fuori me tanti e quindi la situazione si complicherebbe molto in fretta. Se ne va via. Vai fuori? Da che se ne va? Vediamo un po'. Dai. No. Sei una M. Salve, buongiorno, sono il maggiordomo. Ma per cosa? Ma non c'entro niente io. Ma ne possiamo parlare? Aspetta, mi faccia parlare, buon uomo. Perché? Cosa vuoi fare? Allora ci credo mai, mia moglie che dorme nell'altra stanza. Ok, questo loop è stato inaspettato. What happened to her? I need to talk to her. She's got an old watch. Fancy. Know anything about it? Potrei dirgli che so dove è l'orologio? Probabilmente ci riporta allo stesso finale di prima. Yeah. I know where it is. I have it here with me. Just take it and leave us alone. Vediamo un po' come vuole procedere. Thank you for understanding why it needs to be this way. Sì, ok, ma non ammazzarla cortesemente. Una volta tanto esci da quella... No, ammazza me! Sei un bastardo, non ci credo mai nella vita. Ok, era un loop molto inaspettato in effetti. Se magari mi ricordassi di fare tutti i passi giusti, riusciremmo ad andare avanti con la trama. Signore, grazie, questa è la punizione che mi merito in effetti. Ed eccoci ritornato qua.
Dai Ciccio, tirati su, abbiamo un sacco di lavoro da fare. Perfetto, eccoci ritornati finalmente al punto giusto. Allora, ammanettiamolo, perfetto, abbiamo abbastanza tempo. Abbiamo 4 minuti per cercare di completare tutte le domande che non siamo riusciti a fare lo scorso episodio. Allora, non lo sveglio nemmeno, ho un'idea, gli sparo. Spariamogli a una gamba, tanto non ti serve. Perfetto. Olè, non si è neanche svegliato, complimenti. Ciao, buongiorno principessa. E ora vediamo di fargli un po' di domandine. Perfetto, allora chiediamogli della tata. Sicuramente c'entra qualcosa, visto che il padre di nostra moglie aveva avuto un affare, scusate, un inciuccio con la tata. Ok, chiedigli della malattia di sua figlia, ma si incocchia tantissimo. Vediamo di scoprire di più sulle accuse di omicidio. Non aveva finito questo discorso. Ok, perfetto, e ora mi ha aperto di nuovo tutti i discorsi. Diciamole che non penso che sia stata lei. Listen to me, very carefully. She wasn't even in the same city on New Year's. It was someone else. She did not kill him. You might be the most gullible kid I ever met. All these ideas and no proof. Without proof, it's just some murderous lies. Ok, abbiamo la foto come prova, non è un problema. Chiediamogli come fa a sapere che sia stata lei. What makes you think she did it? Of course she did it. Same gun, same room, it's obvious. Sì, ma lei non ha bisogno di mentirci. Ha detto che è fuggita, dannazione. Scopriamo il motivo a questo punto. Why would she possibly do something like that? Money, jealousy. Million reasons. You should ask her. Ed è quello che farò al prossimo loop. Vediamo di scoprire come hanno ucciso il padre. Beh, sappiamo già che gli hanno sparato. Her. She shot him Christmas Eve 8 years ago. Didn't kill him though. Then on New Year's Eve she came back and finished the job. 2 shots, close range, heartless. Listen to me, very carefully. She wasn't even in the same city on New Year's. It was someone else. She did not kill him. Ok, il discorso è andato nello stesso modo, ma almeno ora abbiamo esaurito tutte le possibilità di dialogo. In tutto questo nostra moglie non ha sentito neanche il colpo d'arma da fuoco. Perfetto, vediamo se c'è altro. Direi di no. Allora, quanto tempo mi resta? Abbiamo 2 minuti abbondanti. Aspetta, però lui si alza. Aspetta, provo a prendere la fotografia velocemente. Vai. Arrivo, mi dia un secondo. Prendi la foto, torna indietro prima che il bastardo si rialzi. Veloce. Ok, guardala dopo la foto, la facciamo guardare a lui. Pita. Fotografia, eccola qua. Guarda la maledettissima foto. Look at this picture. Yeah. Cute pic, so. C'è la data. C'è la data, porco cane. Perché non funziona? Gli sparo di nuovo, porco di quelli. Per poco ti sparo all'altra gamba. Oh, era questa. Non mi ricordo quale ho sparato. Ok. Ora, se sei più disposto a parlare e a credermi, è morto? Sì. È morto proprio un sacco. Ok, fatemi comunque provare a chiamare sua figlia. Vediamo un po'. Ciao, sono l'assassino di tuo padre, bastarda. Oh, dad, the movie's about to start. I'll call you back later. I told you to call me earlier. Love you. Ok, forse se parliamo con sua figlia troveremo un modo per evitare che venga qua. Magari diciamo, di a tuo padre che stai malissimo, che corri in ospedale. Ci salviamo, non lo so nemmeno io, gente. La figlia a quanto pare non sa che il padre non è riuscito ancora a pagare tutte le cure. Ok, forse potevo fargli qualche altra domanda prima di sparargli sulla malattia della figlia. Signore, sono molto dispiaciuto, al prossimo loop cercherò di non sparargli. Posso sparare io a mia moglie? Posso sparare a me stesso? Aspetta un attimo. Oh mio Dio! Posso suicidarmi? Dacci che dove della vita! Vabbè, comunque ricomincia il loop, tanti saluti. E va! Ti sei sbagliato a suicidare. Ti sei suicidato correttamente. Ah, brutto modo, non dovevo farlo, non lo faccio mai più. Non lo faccio mai più. Risparati, ciccio. Cretino. No. No. God. Fucking how hard is that? I can't even get that right. Ammetto, sto scoprendo tante piccole curiosità in questo episodio, che è qualcosa di incredibile. Ok, vediamo in qualche modo di parlare con nostra moglie. Aspetta che prendo il coltello. Ah, questa volta sto usando il coltello per svitare le viti delle griglie di aerazione. Va bene comunque oltre al cucchiaio.
Ciao tesoro. Ok, adesso mi faccio slinguazzare perché sono morto un numero sufficientemente alto di volte. Perfetto, orologio recuperato. Chiudiamo ovviamente la serratura e proviamo a parlare con la moglie. No, aspetta, non volevo chiederle del libro, per favore. Ok, vediamo un po'. Dille che sai cosa nasconde sotto il condotto. Vediamo un po' se stavolta va meglio, visto che abbiamo l'orologio in mano. A man told me you killed your father. A man told you... What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. What? Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think, but you better... It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you... I couldn't, right? You told me in a previous loop. Dimmi che ci crede, ti prego. What? Look, I'm on your side. On my side? Oh God, look, I couldn't... I didn't know how to tell you. Donna, la prossima volta parla più velocemente perché abbiamo pochissimo tempo. Please, talk to me. Ti parlo, so, non impazzire, non impazzire. Dobbiamo far tesoro di ogni singolo secondo, abbiamo un sacco di domande da farle. Allora, cerchiamo di capire perché ha provato a vendere l'orologio, ma penso per via della gravidanza. We needed the money for the... I'm pregnant. I know. I'm sorry. I know. Of course you do. Jesus. Deve essere una situazione paradossale per lei. I gotta go. No, no. Wait. No, aspetta, ti picchio male. Donna, no. Donna, Babe, no. I'm sorry. Aspetta, dell'orologio, l'orologio. Moglie, l'orologio. Be here right now. Porco cane, è uscita di nuovo. Dobbiamo dirle che la perdoniamo? Allora, resetta di nuovo il loop. Porco cane, donna, dai, che eravamo sulla buona strada, santo cielo. Ok, questa volta le ho detto che la perdono. Vediamo se funziona. Chiediamole perché ci ha mentito sul suo passato. What else could I do? If you found out who I really was. I just didn't want to lose you, that's all. But here we are. God damn it. God fucking. Tranquilla ciccia, va tutto bene. Beh, in effetti, ciao, mi piaci tantissimo. Ehi, a proposito, ho ucciso mio padre 8 anni fa. Ah, va bene, lo faccio per la patata. Ok, dille che il poliziotto ti ha detto che hanno sparato suo padre 2 volte. Quindi tecnicamente non è lei che ha commesso l'omicidio. Wait, you said you only shot him once, but he was shot twice. What are you talking about? The cop guy, there's a cop, he's gonna come in a minute. What? A cop? Listen to me, are you sure the gun only went off once? Yes, I shot him once. I didn't execute him. I didn't. I never wanted. Look, I can't prove it, but I'm sure. I only shot him once. In realtà non ha detto che può provarlo, ha detto che non può provarlo. Ken e Kent sono molto stretti e simili, in effetti. Ma vabbè, la traduzione di sto gioco è fatta un po' a chi urlo. Ok, vediamo di capire dove ha preso l'orologio. Presumo lo avesse il padre o fosse, boh, una collezione, un oggetto di famiglia, voglio dire. How'd you get the watch? That fucking watch. It was my mom's. Her grandfather actually made it. It was gonna pass down to me. Well, I guess it did, didn't it? Hey. After I shot him, I wasn't thinking. It was there and I just grabbed it. I hate that thing so much, but it's all I have left of them. E pensare che proprio l'orologio, l'oggetto che ha causato tutto questo casino, se lei non avesse provato a venderlo, il poliziotto non l'avrebbe mai trovata. Chiedile più dettagli in merito all'omicidio di suo padre. Oh, mi servono informazioni, dannazione. Can you tell me again? Quanto tempo abbiamo ancora? 1 minuto e mezzo, non so se ce la facciamo. What happened that night? I don't want to do this. Can we please not do this? Please, babe. I need to know. You need to know. It was Christmas Eve. You caught me trying to sneak out. I was mad. I don't know. I was young, stupid. I went at him. I'd never seen it, but my dad had a rough side and I was pushing and pushing and he hit me. Baby, I'm so sorry. I'd never been hit before. It was a shock. I don't remember grabbing the gun. He always had guns around. I shot him. I grabbed the watch and ran. I murdered my father. So there you go. Hey. You needed to know. Now you know. And I'm still here. I'm still with you. Yeah. For now. Lo ha detto in maniera molto fredda e distaccata. Comunque, beh, il padre non era giustificato come uomo violento a picchiare la figlia. Ma vabbè, ok, allora diciamole ovviamente di non aprire la porta perché il tizio sta per arrivare. Ma guadagneremo al massimo 20 secondi, non di più. Okay.
e spieghiamo cosa abbia a che fare il poliziotto con suo padre. Told me that he was there when your father bled out. I guess they were close. Fuck. What do we do? I need to think about this. Okay. I understand. Just if you want to talk, so do I. I can't take this silence. Quindi fatemi capire bene, se il poliziotto era un amico di famiglia e suo padre lo conosceva così bene, com'è possibile che lei non sappia chi sia sto cavolo di poliziotto? Abbiamo nuove opzioni di dialogo che molto probabilmente saranno utili se dobbiamo riparlare col poliziotto che appena sta arrivando. Ok, facciamo una cosa, gli apro la porta, cerchiamo di essere educati. Prego, agente, entri pure. I have a warrant for your arrest. What's going on? On the ground. This is way more complicated than you think. Don't move. Che da fare? Dai, amore, spiegagli le cose. Digli le cose, avanti. Vediamo se cambia qualcosa. Oh God. It's really happening. Fallo, fallo, donna. Digli tutto. Signore, 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 sia buono. Non faccio follie, non faccio follie. No, no, non mi strangoli, non mi strangoli. Quest'oggi ce l'ha col sesso estremo quest'uomo, Guardi, tranquillo che al prossimo loop le sparo un paio di volte. Anzi, una sola, perché sennò poi mi ci muore male male. Loop, quando vuoi. Grazie, ricominciare. Ok. Non è male, non è male, Ciccio. Abbiamo ottenuto più informazioni di quanto mi sarei mai immaginato. Allora, vediamo di nuovo di narcotizzare nostra moglie. Oh, mamma mia, sono impartita già da più di un'ora e che cocchio. Peraltro, qualcuno nei commenti mi ha detto che posso innaffiare la pianta in camera. Neanche mi ero accorto ci fosse una pianta in camera. Aspetta che vediamo di riempire un'altra tazza. Mi piace che a un certo punto la moglie dice: ma dove sono finiti tutti i bicchieri? Cioè, in questa casa c'hanno solo due tazze per bere. Micchia, siete messi malissimo, eh. Allora, aspetta che non sbaglio tazza. Quindi questa la diamo a lei, perfetto. Capisci di essere un pessimo marito quando droghi male tua moglie ripetutamente, però ti prendi cura un sacco delle piante. Allora, vediamo un po'. La pianta si trova in camera, in effetti. Anzi, accendiamo la luce, visto che dopo la devo comunque rispegnere. E voilà. Vediamo di non buttare il bicchiere d'acqua direttamente sull'interruttore per errore. Non so cosa. Se ci sia un valido motivo per farlo, ma vabbè, dettagli. Perfetto. Ammetto, un loop di soli 10 minuti è fastidioso, Ti sale il porco supremo, dannazione. Signore, non possiamo continuare a incontrarci in questo modo. Sta cominciando a diventare un po' fastidioso. E siccome prevenire è meglio che curare, questa volta gli sparo al braccio. Magari non al busto. Ecco qua. Per par condicio, prima una gamba, adesso il braccio. Oh, buongiornissimo di nuovo, signore. Mi permetta di farle qualche domanda. Voglio chiedergli della malattia della figlia. A questo punto deve essere quella la chiave per smuoverlo un attimino. Ok, ho provato tutte le opzioni di dialogo, ma non c'è ancora nulla di nuovo. Ho provato con la foto, ho provato col cellulare. Ho provato a chiamare la figlia di nuovo. C'è qualquadra che non cosa. Mi sa... Please. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Mi sa che dobbiamo ancora parlare con nostra moglie. Mi manca qualcosa. Sì, ma non so cosa sia mancarmi, dannazione. Ok, devo riflettere. Allora, vediamo di recuperare la foto sul frigo a questo punto. Vediamo se dandola a nostra moglie, dovrebbe essere nostra moglie a darcela, ma vabbè, dettagli, forse otteniamo qualche nuova risposta. Ok, proviamo a dare la Polaroid, vediamo come si comporta. You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. Somebody else killed him after you ran away. Somebody else? Look, the data on the Polaroid, it proves you weren't there. Oddio, ha funzionato. Brava. Siediti e parliamone. Allora, datemi un secondo perché ho ricominciato questo loop altre 10 volte dall'ultima volta che ho parlato. Perfetto. Ok, quanto tempo ho ancora? Oh mio Dio, ne è passato troppo di tempo per ottenere questo risultato. Ok, vediamo un po' se si è sbloccato. No, aspettiamo che arrivi. No, parla del suo passato. Sì, tante, 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 tante nuove opzioni. Ok, chiediamole della relazione extraconiugale di padre. Your father's affair. He... God, I hate talking about this. I don't know. My dad loved my mom. But I guess having me made things tough on the marriage. And my nanny was right there. He wasn't always as good a man as he wanted to be. Perfetto. Come ha fatto madre a scoprire della relazione di padre? How'd your mom find out about the affair? Dad knocked up the nanny. And no! It, so tough to keep that secret. There were complications.
poor woman died in childbirth. Ma che sfiga allora! My dad, God. He wanted to adopt the kid, but he could not do that to my mom. What did your mom say? Nothing. She just got sick. She hated him so much by the end. What did he do? Nothing. He didn't do fucking anything. Denied it until the day she died. Oh mio Dio, quanta fatica per ottenere queste risposte. Ok, allora, vediamo di chiederle a sto punto del figlio della tata. What do you know about your nanny's child? Your brother? Fratellastro, direi, più che altro, mob. I think I overheard stuff about my dad wanting to adopt him, but no way my mom would have it. She hated the idea of that kid so much. Ok, vediamo se sa effettivamente dove possa essere il suo fratellastro. Do you know where your brother is now? I have no idea. Sometimes I wonder if he was even real. My mom was so out of it. And I mean, if this kid did exist, I'm sure my dad would have tried to find him after my mom died. Dannazione, all'inizio pensavo che probabilmente la tata se la facesse con il poliziotto che sta per entrare dalla porta. E invece no, era solo un amico di nostro padre, quindi. Ok, la trama si sta complicando ancora di più. Vediamo di ottenere maggiori informazioni in merito alla tata. Ci serve un nome, qualcosa? Your nanny. What do you remember about her? My nanny? I was like 2 years old when she left. I never even knew her name. Ok, quanto tempo abbiamo ancora? Abbiamo meno di un minuto, abbiamo 57 secondi per ottenere nuove risposte, nuove verità. Ok, vediamo se cliccando sulle domande precedenti otteniamo magari qualche variazione nelle risposte. So, who could have killed him? I mean, with his work, he had a lot of enemies. It's not like he was always the easiest guy to deal with. I mean, I don't know. I never even imagined a possibility that... Sì, anche perché pensava di averlo ucciso lei. Ok, vediamo di riesplorare il perché ci abbia mentito sul suo passato. But you... Why'd you lie to me all this time? I mean, how was I gonna tell you? Hi, nice to meet you, by the way, I killed my father. Ho fatto la battuta prima, non ci credo mai nella vita. Donna, tu mi copi. You were so persistent. Eccolo che sta arrivando. I guess... I just wanted to believe I was who you thought I was. But well... Police, is that him? Ah, dannazione bastardo. Non mi ha fatto terminare il loop come speravo. Sì, devo andargli ad aprire. Moglie, porta pazienza, mi sa che mi serve un altro loop. Salve, buongiorno, testimoni di Lon. Lo so. Mi faccia uscire dalla mia porta. Mi faccia uscire dalla mia porta, non rompa le scatole. I know why you're here, but it's not what you think. Please, on the ground. Stop. Arms behind you. What the... Wait, stop. I have something you need to see. Oh, il dialogo è cambiato? I didn't kill anyone. Look, I can... No excuses. You have to listen to me. No, I do not. Only people I have to listen to are my daughter and my mother. And my mother's dead. Per sua figlia manca poco, signore, sia buono. That's enough. Hold still. No, no, per favore, la smettiamo di strangolare sottoscritto. Amore, digli della foto. Okay. Digli della foto perché io non ce l'ho più nell'inventario. Ok, dobbiamo lasciare la foto sul frigorifero, altrimenti quella cretina di mia moglie si dimentica di avercela lei. Ah, davvero, essere strangolato? No, non pensavo. Ok, praticamente i discorsi di prima li abbiamo esauriti, quindi non ci sono problemi. Oh, ok, aspettiamo che arrivi il poliziotto. Vediamo se riusciamo a convincerlo una volta per tutte. Forse era meglio che avessi preso l'orologio. Non lo so, è un uomo di poca pazienza? Is that him? Ok, vado ad aprirgli la porta. Sperando di non essere strangolato de novo. Buonasera per la 190esima volta. Okay. I have a warrant for your arrest. Shit. On the ground. Wait. Stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill anyone. Look, I can... No excuses. You have to listen to me. No, I do not. Only people I have to listen to. Niente da fare. C'è tra qualcosa a sua figlia, probabilmente. E lui non ci ascolterà se prima non interveniamo con sua figlia. Ok. Ciccio, ciao, scusa. No, più fuori. Resettiamo il loop di nuovo. And we're back. He won't listen to us. How do I make him listen? Who would he listen to?
alla figlia. Alla figlia sicuramente. Allora, aspetta un secondo, non c'è neanche bisogno di nostra moglie. Vediamo un po' se stavolta riesco a convincerla a chiamare il padre, se siamo fortunati. Hello. Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Ok, questa volta facciamoci furbi, visto che l'altra volta ha detto tua moglie è un'assassina, dovrebbe stare in carcere, e gli dico, anzi le dico, scusate, che mia moglie è innocente. Listen, my wife is innocent, but your daddy, he won't listen to us. I don't know what you're talking about. He doesn't have the whole story. Please, could you just tell him to listen to us? No, why would... Please, he's making a big mistake. You can help him. I mean, fine. Okay, I'll call him. Ok, perfetto. Questo dovrebbe darci anche qualche prezioso secondo. Tesoro, va che salvarti è difficile, la prossima volta non sparare a tuo padre. Perfetto, le ho rispiegato di nuovo tutta la storia del loop, bla bla bla, e via dicendo. Allora, questa volta mi faccio furbo e recupero anche l'orologio. Aspetta che chiudo la porta. Tesoro, non fuggirmi di casa nel frattempo, fammi una cortesia, eh. È già stata una giornata, no, difficile, sono ripartita da 2 ore, porco cane. Sì. Ok. Amore, sono in bagno, sto cagando, porta pazienza. E abbiamo anche l'orologio da dargli. Si sa mai. Ok, ho sentito il rumore dell'ascensore. Oh, la figlia lo sta chiamando. What's up? Ti prego, dimmi che funziona almeno stavolta. What? What do you... Honey, I think you got prank called. What the... Did they threaten you? Mi sa che stavolta si arrabbia ancora di più perché gli abbiamo chiamato la figlia. Oh, tesoro, mi sa che abbiamo fatto una boiata. No, ok, ha funzionato. A quanto pare sua figlia è uno dei Transformers, non lo sapevamo. A posto? Ok, aspettiamo. Posso guardare dallo spioncino? Oh mio Dio, potevo sbirciare. Maronne, che inquietudine! Anche troppo vicino. Perfetto, apriamogli la porta. Vuole un caffettino, buon uomo, o una coltellata? Oh, shit. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? Okay, I didn't kill my father. I have proof. There's a picture of me the day he died. I was hundreds of miles away. Show me. On the fridge. Please, look. Don't move. I'll be damned. Ok, quindi che dice, buon uomo? Listen, I know my father was important to you. I miss him too. But I always thought you weren't there. I wasn't there. But then... I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I really am. My daughter, she's all I care about. She's dying. Cancer. And the insurance won't. I can't pay for the treatment. Ammazziamo degli innocenti allora. It could cover it all. God, if she knew I was doing this, thank you for not... If you told her what I was really here for, she'd never talk to me again. I'm going now. Wait just a second. Ah, tesoro, l'orologio l'ho già preso io, eh. Che credo. Vediamo un po' se ce l'ho io in effetti. Mom, let's give him the watch. Ah, va bene. Mi hai strangolato talmente tante volte che a sto punto te lo regalo. Basta però, te hai un problema, ciccio. Take the watch. È fatta. Pretty good at finding people, obviously. I'll find out who killed your father. Thank you. Actually, there's one thing that might help. What? When I found him, he lost a lot of blood. I tried to stop the bleeding, but anyway, he was saying something. What was he saying? Just the word monster, over and over. I always wondered what it meant. It's my brother. Oh my God. You have a brother. My mom was right. She was right all along. When my father and my nanny were having their affair, there was a baby, a boy. A baby? I knew about the affair, but he never mentioned a child. My mother hated him for it. Hated the kid too. Always yelling at my dad about the monster. That's him. I didn't know. I'm sorry. But I'll find him. For you and for him. Thank you. Oh, è abbastanza ovvio che sia stato il fratello a ucciderlo.
Oh, meno male, è fatta. Is it over? È finita, l'abbiamo finito per davvero? Yeah. Now we can go find your brother and move forward. Yeah. Yeah, wow. No, lasciamo che la polizia faccia tutto il lavoro, io mi sarei un po' rotto. I thought I'd have to hold that forever. But you listened. And you're still here. I told you. I'm not going anywhere. Man. I really, really love you. Aww. Really. Perfetto, signor. I really love you. Cosa? No, 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 no. Perché eri esitato? Ma è scaduto il tempo? Ma no, ma non è possibile. No, 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 questa era scriptata. Questa era scriptata perché lui è respawnato dicendo la stessa identica frase. I don't know. I just don't know. Ho finito le idee, gente. Non so come la possiamo risolvere in maniera differente. Oh mio Dio, gioco, perché mi devi fare questo? Vi giuro, pensavo che fosse fatta. Cioè, so che ci sono 4-5 finali differenti. Cioè, non so come raggiungerli. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Il vero finale ancora ci sfugge, ci sono altri segreti che dobbiamo scoprire per capire cosa sia effettivamente accaduto 8 anni fa. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti un poliziotto pelato vi strangola male, e noi ci vedremo nel prossimo episodio, che dovrebbe essere anche quello finale. Ciao ciao!